Dovremmo ringraziare i cambiamenti climatici perché ci dicono che questo pianeta è vivo e se è vivo ospita la vita, dalle piante fino a noi. Parlare di cambiamento climatico è giusto, cambiamenti climatici però naturali, cioè niente a che vedere con un presunto global warming che assolutamente non esiste, cioè non c'è un global warming da CO2 e da effetto antropico. Il problema sono gli inquinanti, i veleni che noi buttiamo in atmosfera, quelli dobbiamo combattere, non la CO2. Se lei parla con qualcuno, le dicono ma si stanno sciogliendo i ghiacciai, sciolgono i ghiacciai e nel passato si sono sciolte più volte, 4.000 anni fa per esempio, il ghiacciaio del Forni, che è il più grande ghiacciaio italiano, non c'era quasi per niente, era sparito 4.000 anni fa, non un miliardo di anni fa. Pure nelle nostre missioni malaiane, nell'area del Gauchang-Reders, ci sono dei ghiacciai che negli ultimi 50 anni stanno aumentando. E quindi ci sono alcune zone dove c'è stata una regressione negli ultimi 100 anni e alcune aree invece sono in controtendenza al trend climatico del secolo del Novecento. Tutte le variazioni termiche che noi registriamo proprio completamente in qualsiasi angolo del pianeta sono generate da effetti collegati alla dinamica dell'atmosfera, cioè alla componente oggetto che risente di fattori astronomici. Ecco, noi siamo alla fine di questo periodo interglaciale. Il pianeta è vivo, il ghiaccio è vivo. La comprensione del pianeta viene solo attraverso la cultura e la vera rivoluzione è la cultura.